Allora, abbiamo Nicola Morra, senatore di Movimento 5 Stelle, una posizione diversa da quella che abbiamo sentito finora. Non vi sta bene il metodo del Nazareno, ma non vi sta bene neanche il nome Mattarella. Ma guardi, prima ancora che sul nome, noi valutiamo sul metodo, e francamente questo è un metodo che ricorda tutte le liturgie della vecchia partitocrazia. Relativamente poi a Sergio Mattarella, noi prendiamo atto che il Presidente è stato di fatto imposto, però lo aspetteremo, come penso tutti quanti gli italiani, al varco dei fatti, perché i politici vengono valutati in funzione di quanto fanno, non di quello che dicono. Noi sappiamo che Mattarella proviene da una tradizione legata anche, per esempio, al rifiuto della legge Mammì, perché da ministro del governo Andreotti si dimise insieme agli altri della sinistra democristiana, e ci piacerebbe, per esempio, che si riprendesse mano al problema dell'emittenza radiotelevisiva. Non è che il Presidente della Repubblica però può intervenire in queste materie, naturalmente, è il Parlamento che si... Certamente, però può, per esempio, fare in modo che il Parlamento torni ad esercitare la funzione legislativa, impedendo all'esecutivo di ingolfarlo con una decretazione abnorme che ha di fatto impedito al Parlamento di svolgere tale funzione. Può per esempio intervenire sui decreti rinviandoli alle Camere, perché troppo spesso noi abbiamo fatto finta che i nostri decreti non fossero omnibus e non avessero quei requisiti che la stessa Costituzione pretende, perché appunto ci sia un decreto legge. Senta, mi fa il titolo da parte del Movimento 5 Stelle oggi, che titolo farebbe? E poi via. Adesso i fatti, adesso noi speriamo che per esempio con la presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella, sempre che venga eletto, si possa avere un'Italia capace di conferire a tutti quanti i soggetti che ne avranno diritto un reddito di cittadinanza, esattamente come avviene in quasi tutto il resto d'Europa. Noi abbiamo la speranza e l'auspicio che si risolva la questione del conflitto di interessi, del falso in bilancio, della normativa anticorruzione, del sostegno ai piccoli operatori economici. Questa presidenza, se farà queste cose, sarà una presidenza ricordata in positivo. Se invece farà semplicemente il passacarte, benissimo, noi avremo nuovamente una situazione di grigiore. Negativo. Sì. Negativo. Titolo un po' lungo, ma insomma va bene. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle. Grazie ad Antonello.